Una 3 giorni dedicata ai sapori del mare e alla riscoperta delle antiche tradizioni dei pescatori. Fervono i preparativi a Fano per la 19ª edizione del Brodetto Fest, la manifestazione che dal 10 al 12 settembre torna sul lungomare del Lido con chef stellati, spettacoli, incontri con ospiti nazionali, laboratori per bambini e 2 importanti novità. Sarà un tuffo nella storia e nella cultura fanese, con l'opportunità per i visitatori di gustare il piatto simbolo dell'Adriatico in decine di ristoranti della città al prezzo di 20 euro. Più di 50 poi le iniziative collaterali alle quali si potrà partecipare con il Green Pass e tramite prenotazione sul sito del festival. La pandemia ha lasciato il segno, l'anno scorso siamo stati costretti a cambiare il format del festival. Ha dato grandi risultati inaspettatamente, perché per la prima volta, non essendo in presenza, abbiamo fatto lavorare oltre 30 ristoratori nei 3 giorni del festival, tant'è vero che era difficile anche reperire il pesce in quei 3 giorni ed era lo scopo principale di Confesercenti far lavorare gli operatori. Quest'anno la scommessa di Confesercenti è quella di puntare su 2 eccellenze della nostra città. Una è una novità e parliamo della pizza col brodetto, è stata studiata da un pizzaiolo fanese e l'abbiamo approvata, è un prodotto eccezionale, nei 3 giorni del festival verrà presentata e verrà anche gustata. L'altro invece puntiamo tutto sulla moretta. E a questa bevanda tipica fanese, ha spiegato Fiorelli, verrà dedicato uno spazio innovativo dove sarà possibile degustarla dalle ore 19.30 alle 22. Riflettori puntati anche sul concorso nazionale riservato ai barman professionisti che sabato 11 a mezzogiorno si sfideranno sulla preparazione della moretta. Confermati il palabrodetto, il palco della cavea, l'uscita in barca con il professor Piccinetti e Brodetto & Kids, il progetto ludico ricreativo dedicato ai più piccoli. Assessore, un appuntamento molto importante per l'intera costa marchigiana. Beh sì, il brodetto è un driver veramente della nostra comunicazione, possiamo essere orgogliosi di questo piatto che fa parte della tradizione, ma è anche un elemento di accoglienza, perché tante persone vengono da fuori e scoprono in questo contesto una zuppa di pesce che si diversifica dalle altre, fatte più o meno in tutta Italia, ma direi in tutta Europa. E la gara, la competizione, il fatto che ci sia una sfida tra brodetti rende ancora più tutto ancora più interessante. Per la Regione Marche, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, questo è un festival davvero importante su cui investiamo, su cui vorremmo investire in futuro e fare in modo che diventi un elemento di attrazione turistica per i prossimi anni. Attesa al festival tante star della TV, Roberta Capo, Amarino Bartoletti, Tinto e il testimonial Federico 40, cooking show e spettacoli anche con le stelle Michelin come Alberto Faccani, Silvia Baracchi e Michelangelo Mammoliti. Qui all'interno c'è Brodetto, Bianchello, c'è Moretta, c'è una nuova invenzione dove il brodetto si sposa con la pizza, quindi parliamo di valorizzazione enogastronomica. E in un momento dove sta finendo la stagione balneare, dove crediamo che anche l'enogastronomia, come il benessere, la possibilità di vivere il nostro territorio, può veramente destagionalizzare, quindi aprire il nostro turismo anche in altri momenti, quindi un format eccezionale per cui vi aspettiamo tutti nei ristoranti ad assaggiare il brodetto, ma anche a vivere questi bellissimi momenti di talk show e di cooking show che ci saranno al Lido di Fano.